Però ce l'hai all'ufficio. Sì, nell'uscita dell'autostrada della Florida era il suo ufficio. Non c'aveva la mentalità imprenditoriale. Banalmente, però, che ormai nell'86, diciamo, facendo un rapido calcolo, dovrebbe avere più o meno 30 anni, 31 anni o giù di lì. E avendo già detto che comunque 30 anni si è fatti contromano, visto le droghe e l'alcol che si è presa e ha assorbito negli anni, banalmente non è più la bella ragazza attraente di un tempo, di prima. E i clienti sono veramente pochi, e i pochi che le capitano finiscono spesso per abusare di lei, fino a che, insomma, lei non sbrocca ulteriormente, la picchiano, la stuprano, gliemenano, la sodomizzano, eccetera. Il 30 novembre del 1989, Robert Mallory, un tecnico elettronico, prende in auto Aileen all'altezza di Tampa. Quindi io dovrei sapere cos'è Tampa. No, non lo so manco io che cos'è Tampa. L'uomo stava, presumo sia un'uscita, una strada, un paese, un villaggio, non lo so che cazzo è. L'uomo stava andando a trascorrere il weekend a Daytona Beach, ma nel suo percorso, ti stai scusando per la tua vita in generale? Le accetto? No, perché ti ho rinterrotto, però ho capito in realtà che cosa si intende per Tampa. Cosa si intende? Che hai scritto male, era prende Aileen all'altezza del Tampax. No, oddio, a un certo punto cine panettone questo podcast, cioè fa battute a cazzo. È scopato, io le tette. Così. Insomma, l'uomo stava andando a trascorrere il weekend a Daytona Beach, ma nel suo percorso incontra questa prostituta Aileen, con cui si apparta in un bosco. Alla fine della nottata Aileen estrae una pistola e uccide il suo cliente con 4 colpi. Questo perché non dà più, perché quando vai a prostitute devi durare 2-5 minuti al massimo, tutta la notte a scopare. Lei non c'aveva più, c'aveva anche altri clienti, poverino. No, era l'unico cliente da mesi, perché era brutta, perché purtroppo era brutta e probabilmente anche lui non era questo granché, probabilmente. E insomma, niente, lo ammazza e lo deruba, gli sottrae la macchina e se ne va, lasciandolo sotto una coperta trovata a terra. Lo copre anche, quindi se non ricordo male, quando i serial killer tendono a coprire le proprie vittime è perché provano tipo una sorta di senso di vergogna, quindi molto probabilmente questo primo omicidio, anche da quello che dirà la stessa Aileen durante il processo e da quello che poi emergerà durante tutta questa storia, in questo caso, solamente in questo caso, è stata legittima difesa, in cui lei a un certo punto non gliela faceva più perché diceva che questo Mallory l'aveva legata sulla ruota di scorta, l'aveva sodomizzata, stuprata, e lei si è liberata, gli ha sparato e l'ha ammazzato perché ha sbroccato, rosicato. Poi lei era un po' fumentina, insomma, era una che strillava, litigava sempre con tutti, né che se faceva parla dietro, diciamo, da questo punto di vista. E pare che questo sia stato appunto l'evento catalizzatore che poi le ha fatto venire in mente: oh, ma io questo l'ho ammazzato, gli ho rubato la macchina, gli ho rubato i soldi, ho trovato la mia strada, uccido i clienti che riesco a rimediare, gli rubo tutto e campo così. Cioè, a un certo punto me vado a prostituire pure. Quasi lo famo pure noi. Certo, l'uomo verrà identificato, questo Robert Mallory o Mallory, solo il 13 dicembre, quindi neanche un mese dopo, e la polizia prenderà le sue impronte digitali nonostante lo stato in cui si trovava il corpo. Quando Aileen torna a casa con sta macchina rubata e racconta tutto a Tiria, cioè gli dice: oh, guarda, ho beccato questo, mi sono prostituita, però poi l'ho ammazzato, gli ho rubato tutti i soldi. E Tiria, da in quello quanto che lesbica dirà, non ha morale e quindi l'ha accettato. No, in quanto lesbica non gli crede. Ah, okay. Perché le lesbiche sono diffidenti, e a dire di alcune mie amiche perché non piano tendenzialmente è quello il discorso. Quest'ultima non le crede, pensando che abbia un po' esagerato, no? Dice: sai, sì, vabbè, mo hai ucciso tu, te pare. Invece è andata proprio così. E infatti Aileen esagera anche il 15 maggio del 1990, quando lascia alla polizia il corpo di un altro uomo ucciso con 2 colpi sparati dalla ormai sua calibro 22, come che sarà l'arma del delitto. Come Spider-Man, no? Prende i criminali, li lascia alla polizia. La vostra Aileen, la vostra amichevole Aileen di quartiere. Prostituta di quartiere.
Oddio, l'episodio si chiamerà così in podcast: la vostra amichevole prostituta di quartiere. Te lo giuro, me lo scorderò, però sarebbe bello ricordarselo. Si tratta di Charles Carskadon. Cazzo de nome. La pista investigativa nemmeno questa volta porta a da qualche parte. Si chiama Charles Carskadon la pista investigativa. No, perché nel frattempo viene trovato un altro corpo qualche settimana più tardi, a giugno, sempre in Florida, che si tratta di un altro camionista di nome David Spears, ucciso con 6 colpi di una calibro 22. Ma per cercare di risolvere questi casi, appunto, viene incaricato un detective, un certo Tom Mack. Cazzo di nome pure questo. È un nome unico, con 3 M. Tom Mack. No, in realtà è Tom Mack, ma noi, per semplificare, perché abbiamo il dono della sintesi, è Tomahawk. Oddio, sarebbe bellissimo. In realtà è un osso è con una testa. Insomma, questo Tom Mack all'inizio pensa che non sia un'unica mano a commettere questi omicidi, perché sono un po' sconnessi, sono uomini che tra di loro non hanno nulla in comune se non il fatto che vanno a prostitute, volendo. E nei mesi successivi però vengono rinvenuti altri corpi di altri 3 uomini, e la polizia si convince che forse ad avere a che fare con, insomma, questa situazione ci sono dei serial killer. No, per niente. Chi ci ha preso? No, dico, lei, la tizia, ci ha preso proprio gusto a... Sì, perché da quella prima volta ha detto proprio: ma chi te se incula? Tanto so brutta, a me se incula più nessuno, so pure lesbica, quindi a me da andare con gli uomini che odio non mi va. E quindi nasce questa leggenda della prostituta serial killer. Mentre in tanti altri casi sono gli uomini serial killer che vanno in cerca di prostitute perché sono prede facili, sono prede cittadini di serie B di cui non gliene frega un cazzo a nessuno, questa volta il karma interviene con una donna che va in giro ad ammazzare uomini. E questa è una cosa, sicuramente, per quanto questa storia abbia in comune con abbia molte cose e molti fattori in comune con altre storie, questo è sicuramente un fattore che per me è interessante da sottolineare. Insomma, la polizia ha a che fare con un serial killer e le vittime, tutti uomini trovati in contee diverse, sono stati uccisi con una calibro 22. Il 30 luglio del 1990 scompare Eugene Barnes nella contea di Pasco. Il suo corpo viene rinvenuto poco dopo. E lo stesso, e il modus operandi è lo stesso: 2 colpi d'arma da fuoco con una calibro 22. Stessa sorte tocca a Dick Humphries, scomparso il, ovviamente io le pronunce me ne sto a inventare, scomparso, no, fallo più piacevole, ci devi credere. Dick Humphries scomparso l'11 settembre del 2001. No, non è vero, l'11 settembre del 1990. E lui era un impiegato del Dipartimento della Salute che andava a prostitute. Vabbè, non so quanto le cose siano testare, sai, sì, e poi andava al Dipartimento della Salute a toccare, esatto, i sifili di tutto. Esattamente, viene trovato morto 2 giorni dopo, ucciso sempre anche questa volta da 7 colpi esplosi da una calibro 22. Sì, capito, poi sempre 4 colpi, 7 colpi, 6 colpi, cioè, capito, proprio pam 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 pam. Secondo me ci faceva pure le prove. Esatto. Il 19 novembre nel 1990 si ritrova anche il corpo di un altro camionista, Walter Gino Antonio. Non aveva un cognome, ma aveva 3 nomi. Aveva 3 nomi, italo-italiano. Ucciso da 4 colpi di una calibro 22. Nel film, credo che sia stata romanzata questa cosa, non so quanto è vera. A un certo punto, mentre ci si è già addentrati, no, nella parte centrale del film dove lei adesca clienti per ammazzarli, a un certo punto si vede lei che è pronta per fare un altro colpo ad un altro cliente, che in quel caso però questo cliente qui non era il classico uomo stupratore o tutto fomentato, era uno timido, capito, che era lì a prostitute, che era la prima volta che andava lì, che si scusava con lei perché magari sbagliava delle cose, e in quel caso lei ha un rapporto sessuale con lui e lo lascia libero. Forse è ora stato, non so, il se... momento save the cat. Probabilmente, non so se è stata una cosa
romanzata per, come dice Stefano, insomma, cercare a, non tanto quello, tanto per farci appassionare, no, al personaggio di Alien War, di Alien Warnos, un po' come l'antieroe della storia, oppure se sia accaduto veramente, ci direbbe anche che tendenzialmente era semplicemente una donna incattivita dalla vita, che tendenzialmente non era la classica serial killer, anche se esperti criminologi dicono: ah, perché i serial killer maschi sono mossi da motivazioni sessuali, le femmine sono mossi da motivazioni, che ne so, economiche, usano il veleno, lei usa la pistola, insomma, tutte queste cose. Però a me piace pensare che lei fosse un po' più buona, più non proprio questo mostro. D'altra parte ne ha uccisi solo una decina. sette, per essere precisi. Quindi, se era veramente cattiva, almeno arrivava a vincere. Esatto. Nel giugno del 1990 Tyria e Lynn, a bordo dell'auto rubata a Spears, una delle vittime, hanno un incidente. Le due ovviamente fuggono a piedi, perché non è che si possono far beccare con un'auto rubata. Scusa, nel frattempo Tyria gli credeva o in tutto questo stava ancora esagerando? A quanto dirà Tyria in futuro, durante il processo e durante alcuni interrogatori, lei non sapeva né che Lynn si prostituiva né che faceva queste cose qui. Ok. Cioè, lei era all'oscuro di tutto. Faceva qualche, poi tra l'altro lei faceva qualche lavoro saltuariamente, però tendenzialmente era Elin che si muoveva per i soldi, gli approvvigionamenti e questa roba qui. Le due fuggono e le forze dell'ordine non possono far altro che tracciare un identikit delle fuggiasche, e questi identikit vengono diramati su tutto il territorio. Immediatamente iniziano ad arrivare telefonate dalla zona di Daytona Beach, e Lynn e Tyria sono costrette a scappare di nuovo, a far sparire le proprie tracce. Tyria se ne va dalla sorella in Pennsylvania e lascia Lynn da sola. Tendenzialmente loro s'accannano, perché poi da questa situazione nasce anche il sospetto di queste macchie. Insomma, Tyria comincia ad avere paura di Elin, perché comincia a pensare di non conoscerla, di non sapere chi ha davanti, con chi sta, eccetera eccetera. A dicembre del 1990 vengono rinvenuti in un banco dei pegni gli effetti personali delle vittime venduti da Elin, che ovviamente non si era firmata con il proprio nome, e il cerchio si stringe. E perché il cerchio si stringe? Perché per quanto lei non aveva firmato col suo nome, comunque quando si va al banco dei pegni, o perlomeno in questa situazione, si lasciano le impronte digitali quando si vendono le cose. Ah, vedi. E le stesse impronte digitali erano, queste impronte digitali erano le stesse che erano state rinvenute su una macchia di sangue all'interno di una delle auto recuperate, rubate da questa fantomatica serial killer. E quindi che cosa succede? Questa situazione la incastra Elin, perché tendenzialmente la polizia comincia a seguirla, a vedere i suoi movimenti, non avendo comunque prove su di lei. Poi in teoria lei non era già stata arrestata, in teoria le sue impronte digitali già ce le dovevano avere. Sì, era stata arrestata troppo presto, ancora non si usavano. Era stata arrestata 15 anni prima. Forse ancora non si usava. Mi sa che le impronte digitali, no, il DNA non si usava, l'impronta digitale mi sa che già si usava. No, credo, perché in teoria no, se hai trovato un'impronta digitale sul sangue su una vittima e lei era già stata arrestata, in teoria dovevano già sapere che era lei. Per incastrare Elin, che cosa succede? Perché contro di lei non hanno molto, perché lei praticamente che cosa fanno? La attirano all'interno di un bar motel, fanno finta, due poliziotti in borghese fanno finta di essere due clienti interessati. A un certo punto la seguono, le danno appuntamento tipo in un incrocio, in un parcheggio, adesso non ricordo, e la arrestano con l'accusa di aggressione a mano armata, una roba del genere. Okay. Però non hanno prove che sia lei a essere, nonostante abbiano le impronte digitali o cose del genere, però un'impronta digitale su una macchia sangue dentro una macchina tendenzialmente prova solamente che tu sei salito in quella macchina, non prova che tu abbia commesso un omicidio. Quindi tendenzialmente loro vogliono una confessione da parte di Elin, e per estorcere questa confessione decidono di coinvolgere Tyria, la sua ex fidanzata. Per paura e probabilmente per salvare se stessa, Tyria accetta di incastrare Elin, contro la quale la polizia non ha appunto nulla. Di promemoria, non fidatevi mai delle lesbiche. Esatto. Perché come possono? Esatto. Vinculano. Soprattutto perché le lesbiche non piano.
La donna cane, esatto. La donna, infatti, scherziamo ovviamente, amiche lesbiche. Amiche lesbiche, ma che cos'è? La donna, infatti, è stata arrestata per porco. Vabbè, questa cosa l'abbiamo già detta. Eileen, nonostante sospetti, perché poi c'è una telefonata tra le due, cioè lei viene fatta Tyria chiama Eileen sotto custodia della polizia. Eileen sospetta che ci sia un qualcosa, tant'è che durante la telefonata gli dice tipo: oh, ma sei con qualcuno? Tyria gli dice: no, invece è piena dei poliziotti. Però sente dal tono di voce che Tyria è sotto pressione per questa cosa della polizia, e telefonicamente, insomma per telefono gli dice: guarda, non preoccuparti, vai avanti e di loro quello che vogliono sentire. Tu sei innocente, se tu sei innocente, se dovrò farlo, confesserò. Il 16 gennaio 1991 Eileen confessa. Ecco la sua dichiarazione. Nessun'altra donna è coinvolta, sono stata io, credetemi, sto dicendo la verità su tutto, non potrei essere più sincera di così, non mi importa che il mio avvocato sia presente o meno, voglio solo che capiate che Tyria è innocente, non voglio che paghi un innocente, ho ucciso quegli uomini per legittima difesa, diventavano violenti e dovevo difendermi, non mi sarei fatta picchiare né tantomeno uccidere. Quindi questa è la sua difesa. Lei finisce in carcere, comincia tutta la fase processuale, diventa un caso mediatico, ci sono foto, notizie, giornali, eccetera eccetera. E una cosa carina che ho trovato su questa vicenda è che una donna, una certa Erlyn Prell, dalla Florida appunto, parlando alla televisione afferma di aver sentito una chiamata di Dio per aiutare Eileen dopo aver visto la sua foto su un giornale. Insomma, questa cerca di convincere tutti che Eileen in realtà è buona, è una persona buonissima, tenta di visitarla in carcere, purtroppo non ci riesce perché non è un parente, quindi non può farlo. E così l'avvocato difensore di Eileen, un certo Steven Glazer, suggerisce alla donna e a suo marito di adottare la serial killer. La gente sta fuori come... Così avrebbe potuto starle accanto. Il 22 novembre del 1991 Eileen trova due nuovi genitori adottivi. Che cazzo, due matti timorati di Dio, due folli scatenati che fanno la cosa più inutile del mondo, adottare una serial killer. Adotta anche tu un criminale dal carcere di Daytona. Oddio, non so se è Daytona, non mi ricordo. È lo stesso carcere, lei è finita nello stesso braccio della morte di Ted Bundy. Ah, vedi. Il 15... Mo ricordavo. Il 15... De che? Il 15 gennaio del 1992 inizia il processo dello Stato della Florida contro Eileen Wuornos. Questo dello Stato della Florida me lo so appena inventato, però mi piaceva dirlo così. Appena 35enne. Appena. Ne dimostrava tipo 50, tra l'altro. Non mi ricordo chi era, forse mi pare Edith Piaf, che è eroinomane. Edith Piaf, cantante francese, insomma, eroinomane, tipo a 40 anni dimostrava 60. Vabbè, ma all'epoca l'eroina non faceva così era male. Era una cosa normale. Veniva data come palliativo, sì, medicinale. Stavo provando a dormire, fatte gnugna. Insomma, viene processata per l'omicidio di Robert Mallory. L'accusa spinge sul fatto che Eileen è un mostro freddo, calcolatore, diabolico, che uccide per il piacere di farlo. Invece la difesa tenta la classica storia della legittima difesa contro gli abusi. Sto morendo. Contro gli abusi da parte dei suoi clienti. Quando la parola passa a Eileen, la donna attacca la corte affermando di aver paura di morire in prigione, dove teme di essere uccisa da qualcuno, che lei comunque si è difesa perché la violentavano, la stupravano, insomma verge tutto su questa storia qua. Chiede di uscire e testimonia di aver dovuto uccidere Robert Mallory in quanto lui l'aveva violentata e torturata, aveva quindi dovuto sparargli per legittima difesa. Purtroppo però passa da scatti di ira a rabbia a momenti di depressione, e questa cosa non l'aiuta, insomma non suscita compassione nella corte, perché tu immagina di parlare con una matta, è una matta, cioè una che fa la matta, poi capito, ogni tanto ride, sghignazza, minaccia, cioè è folle, completamente. È una che potrebbe tranquillamente aver ucciso per molto meno. Esattamente, esattamente.
Il commento di Anin contro i giurati che poi la accusano alla fine, dichiarano colpevole l'imputata per l'omicidio di Robert Mallory, è questo: mi hanno violentata, spero che accada anche a voi bastardi americani. Giusto. Giusto, avrei detto anche una cosa del genere. Il 31 gennaio del 1992 Eileen viene condannata a morte. Ah. Queste sono le sue parole: 7 imputazioni per omicidio di primo grado e 7 per furto, ma c'è dell'altro. Ora so di essere in colpa con te, oh signore, per questi 7 omicidi che pendono dal mio capo. La matta. Che cazzo vuol... Niente, vuol di incazzo. Negli anni a venire, comunque, Eileen, che non doveva solamente essere processata per questo omicidio, ma per altri, rinuncerà a difendersi e ammetterà la propria colpevolezza per i suoi crimini. Dirà al suo avvocato, tendenzialmente, che non gliela faceva più, voleva farla finita. Per lei era arrivato il momento di smetterla di fare tutti questi processi. Era stanca, era semplicemente stanca. Eileen, per via dei processi a suo carico ancora in corso, avrebbe trascorso almeno altri 20 anni nel braccio della morte, solo per attendere la sentenza di morte che già le era stata data, tendenzialmente. Però che fai, te ci tengo ancora in altri 20 anni? Durante il processo un giudice le chiese: in sostanza lei desidera interrompere l'iter degli appelli? Cioè vuole veramente farla così? Assolutamente sì, è ridicolo spendere ancora il denaro dei contribuenti. Oh, presidente subito. Cioè, capito, lei si preoccupa addirittura di queste cose che non si sa perché, visto che il denaro lei poi l'ha rubato, e vabbè. Per poter chiedere quello che sta domandando, però, Eileen deve ammettere davanti alla corte che gli omicidi non sono avvenuti per legittima difesa. Voglio uscirne pulita e dire al mondo che con premeditazione ho derubato e ucciso quegli uomini per non lasciare testimoni. E a quanto pare molti blog vogliono sottolineare il fatto che questa cosa lei l'ha detto piangendo, perché comunque tuttora questa storia divide un po' l'opinione mediatica, perché da un lato c'è appunto chi dice è una serial killer, giustamente, dall'altro invece chi pensa che comunque sì, era una serial killer, sì, ha ucciso 7 persone, sì, ha meritato la sedia elettrica e sì, era una persona orribile, però non ricordo dove dovevo andare a parare. Perché quindi sì. No, ma d'altro canto era una persona che aveva subito anche tantissima violenza, era una vittima della società dell'epoca, dello Stato che l'ha ignorata, di tutta una serie di cose. Sì, va bene tutto, va bene tutto, però... Dov'è il mio caffè? Mio kebab. Il 9 ottobre del 2002, nella prigione dello Stato della Florida, la stessa che accolse Ted Bundy, Eileen Wuornos viene uccisa a 46 anni. Tramite iniezione letale. Inizialmente doveva essere a sedia elettrica, però in questi 10 anni praticamente la sedia elettrica l'hanno eliminata, l'hanno annullata. Costava quindi... troppo, se vede. Le sue ultime parole sono state: oddio, pathos, voglio pathos, oddio, vai, di diaframma. No, sì, proprio. No. Tornerò con Gesù come in Independence Day il 6 giugno assieme all'astronave madre e tutto il resto. Tornerò prima o dopo. Torneremo prima o dopo. Se in mondo ci fosse un po' di bene. E questa, signore e signori, era la fantasmagorica storia di Eileen Wuornos, la serial killer, mangia prega uccidi. Non ci sono nuove recensioni e niente, tutto qui. Dai, carina, carina, poi con un lieto fine, no? Mi è piaciuta, mi ha commosso. Il lieto fine è che lei è morta, praticamente. Sì, sì, dai. No, vi consiglio il film Monster, perché è veramente bello e ne vale assolutamente la pena. Cioè, è fatto bene, c'è Charlize Theron, da paura, pure quell'altra di cui non ci ricordiamo l'aspetto e il nome. Giacca. È una brava attrice, Giacca. Giacca. Gioacchina. Gioacchina. Insomma, io lascio la parola al mio caro collaboratore per l'esplua finale. Allora, che dire, tendenzialmente questa storia ci è piaciuta, aspetteremo tutti con ansia il sequel, in cui tornerà effettivamente il 6 giugno di non si sa bene quale anno, quindi ogni 6 giugno da oggi in poi istituiremo la giornata di Eileen Wuornos. Esatto, Eileen Day.
Ok, nel frattempo vi salutiamo, vi ricordiamo di fare tutte le cose che allora, dovreste fare. Allora, che cosa dovreste fare prima di tutto? Fare una cazzo di recensione, perché non ce ne sono da un po'. Condividere i nostri podcast con i vostri amici, perché a noi fa comodo e piace il fatto che voi condividiate le nostre voci rancide. Sì, una voce può essere rancida. E soprattutto vi ricordiamo che fra qualche martedì, non so bene quando, usciremo con... forse martedì prossimo, no, fra due martedì. Fra un paio di martedì, sì. Fra un paio di martedì circa faremo il secondo episodio del nuovo podcast Anime Manga, e tutti i martedì comunque stiamo con la solita diretta settimanale su Twitch, e il 10 del mese prossimo invece ci sarà un altro episodio in cui parleremo un personaggio nebuloso, un personaggio con varie sfaccettature, un personaggio che a volte pensano che possa a volte c'è, a volte non c'è, non si sa bene di chi parleremo. A volte su, a volte giù, è un po' alto, piatto, lo alto, basso, biondo, moro, esatto, esatto. Insomma, occhi. Avete capito, non serve che dico altro. Ragazzi, che dire, ci vediamo alla prossima. Arrivederci, intanto andiamo in chat.